Non solo una palestra nuova, ma anche gli spogliatoi, l'aula insegnanti, la biblioteca e una serie di laboratori che verranno ultimati nei prossimi mesi. Mercoledì 13 settembre, data di inizio delle lezioni, l'Istituto Agrario di Vellai ha inaugurato alla presenza delle autorità, degli insegnanti, di studenti e genitori i suoi nuovi spazi, risultato di 2 anni e mezzo di lavori che hanno portato all'adeguamento sismico e ad un efficientamento energetico dell'intero edificio, grazie a pompe di calore, sonde geotermiche e pannelli solari, termici e fotovoltaici. Una struttura ardita, costruita negli anni 50, con dei telai in calcestruzzo armato post-tesi, che siamo riusciti a recuperare. Abbiamo adeguato sismicamente, li abbiamo adeguati dal punto di vista energetico. Abbiamo ricavato adesso una palestra e un soprastante piano laboratori di circa 800 metri quadri, che consentirà di avere alla scuola un'espansione importante, ma soprattutto avere edifici moderni con una tecnologia che oggi è assolutamente la più avanzata. La rigenerazione della palestra rientra in un piano di intervento da parte della provincia su più larga scala. E questo fa parte di un progetto più generale di riqualificazione e di ammodernamento di questo polo scolastico che vede, oltre a questo importante intervento della palestra, un intervento di demolizione e ricostruzione dell'azienda agricola, un intervento di riqualificazione della mensa fatto con fondi PNRR, oltre a un continuo lavoro a supporto della scuola che ha, oltre all'aspetto proprio didattico, anche il convitto e quindi tutti i servizi che a questa sono collegati. Grande la soddisfazione della dirigenza, che ha visto finalmente concretizzarsi una progettualità nata diversi anni addietro. Io sono preside di questa scuola dal 2007-2008 e questo problema c'era ancora negli anni. È stata veramente un percorso infinito, ma grande la soddisfazione di essere arrivati alla fine. Oggi è il primo giorno di scuola, la palestra e i laboratori sono dei momenti centrali per tutte le scuole tecnico-professionali come la nostra. Come ha sottolineato il presidente della provincia Roberto Padrin, l'Istituto Agrario rientra tra le numerose strutture che la provincia sta riqualificando attraverso i fondi del PNRR. Ecco il famoso Brava. Sito del Naso.